Come fare musica in classe prima, una classe a volte impegnativa, ma che con la musica veramente ti può dare tante soddisfazioni per cominciare il quinquennio col piede giusto. Adesso ti do un po' di consigli dopo la sigla. Ciao, sono il maestro Libero, insegno musica ai bambini da tantissimi anni. Ho pubblicato 8 libri che sono i più venduti in Italia, raggiungendo più di 1,5 milioni di bambini. E la mia missione, il mio scopo è quello di insegnare a tutti la musica attraverso attività facili e divertenti che insegnanti o genitori come te possono riuscire a realizzare anche senza conoscere una sola nota musicale. Allora, fare musica in classe prima è una cosa molto importante perché la prima a volte è una classe impegnativa. I bimbi sono appena arrivati, si devono ancora ambientare, si devono ancora scolarizzare, si devono abituare a quelle che sono le richieste della scuola primaria perché venendo dall'infanzia stare seduti al banco, lavorare magari per tante ore sui quaderni, leggere la lavagna, sono richieste all'inizio stressanti per i bambini. E tante volte arrivano anche bimbi che non hanno ancora compiuto 6 anni, bimbi di dicembre o addirittura bimbi anticipatari. E soprattutto con il tempo pieno, a volte per loro è veramente faticoso stare in classe. Allora, la musica è un modo fantastico per creare empatia, per portare allegria e per dargli l'occasione di sfogare un po' le loro energie. In questo video ti darò un po' di consigli per fare musica in maniera coerente con le indicazioni nazionali, ma rispettosa delle esigenze e dei desideri dei tuoi bambini. La prima cosa da curare è l'accoglienza, perché appunto i bimbi appena arrivati, il modo migliore per dargli il benvenuto in classe è utilizzare la musica. Sul mio sito trovi un articolo e un video dedicato proprio all'accoglienza a scuola con la musica, con attività facili, inclusive, con attività per esempio quali il rap dei nomi, un rap facilissimo con poche parole che ti permette di cantare e suonare con il corpo. Ecco, è importante, soprattutto per l'accoglienza, scegliere canzoni con poche parole. Un errore che fanno spesso tanti insegnanti è che prendono la prima canzone che capita su YouTube, a loro piace molto, ma non è una canzone pensata per i bambini, soprattutto non per bambini tra i 5 e i 6 anni. Ci sono tante parole che mettono in difficoltà i piccoli, soprattutto in presenza di disabilità linguistiche, non lo puoi sapere perché i bimbi ancora non li conosci, ma potresti avere bambini con difficoltà del linguaggio e soprattutto è molto probabile che tu abbia almeno un bambino di origine straniera che con tante parole in italiano potrebbe fare fatica. Quindi le attività che io ti propongo nell'articolo dedicato all'accoglienza hanno tutte poche parole proprio in funzione di questa eventualità. Un'altra cosa importantissima per preparare la tua avventura musicale dalla prima in poi è presentare Rocco il Cocco, il personaggio guida di tutte le mie attività che i bambini adorano. Te lo puoi costruire da te, sul mio sito trovi un articolo proprio dedicato a questo e soprattutto le sue avventure sono contenute nel libro Suoni e Silenzi, che puoi provare gratis, che è il mio libro più famoso in assoluto, che contiene tantissime attività facilissime a partire dai 3 anni, quindi perfette anche per i bimbi di prima primaria, con tante schede, tante altre cose, insomma, vai a spulciare un pochettino il mio sito e i miei libri per trovare tantissimi spunti per portare Rocco il Cocco nella tua classe. Dopo aver preparato Rocco il Cocco, dovrai prepararti le primissime lezioni di musica. Allora, se ti iscrivi alla prova gratuita del libro Suoni e Silenzi, che è quello giallo, trovi 3 lezioni già pronte con le basi, i video e le schede didattiche, in modo tale che almeno le prime lezioni ce le hai già pronte. Poi, se ti piace, puoi continuare con il libro, che tra l'altro si acquista anche con la carta del docente e contiene la programmazione completa da 8 unità di apprendimento, cioè praticamente tutto quanto l'anno. Un altro consiglio che ti do è quello di fare body percussion in prima, con attività facili con poco testo, utilizzando appunto le percussioni del corpo, perché magari non hai gli strumenti o perché comunque prendere subito gli strumenti potrebbe creare un po' di disordine, soprattutto con i tuoi bimbi che sono piccini e ancora non abituati alle dinamiche della classe. Invece, utilizzando il corpo, tutti quanti riescono a partecipare in modo facile e divertendosi e soprattutto facendo un movimento perché è importante nell'attività musicale inserire anche il movimento del corpo, soprattutto appunto se i tuoi bimbi magari sono stati tutta la mattina sui banchi a scrivere, a colorare, a ritagliare,
l'ora di musica è il momento in cui è necessario farli alzare e farli muovere un po'. Io ho creato tantissime attività facili di body percussion, ti faccio vedere questa che è quella che piace in assoluto più di tutti ai bambini, si chiama Con il mio corpo rock and roll. Batti le mani, ba, ba, ba. Batti nel petto, ba, ba, ba. Batti un piede, ba, l'altro piede, ba, ba. Ecco, questo era un breve estratto, però hai visto, è molto facile, divertente, la trovi nel libro Suoni e Silenzi, ma qua nel sito te la puoi ascoltare tutta quanta per intero gratis. Allora, a questo punto abbiamo fatto accoglienza, abbiamo presentato il nostro personaggio, abbiamo preparato le prime lezioni di musica con un po' di body percussion e di giochi. Come si continua? Allora, se ti scarichi la mia mini guida didattica, è gratis, troverai programmazioni pronte per tutti gli anni, dall'infanzia alla primaria, per tutto l'anno, con per esempio altri brani musicali, altri body percussion, delle canzoni pop, i canti di Natale, brani di musica classica da suonare con gli strumenti, ma anche tante canzoni legate alle varie ricorrenze dell'anno, le stagioni, l'autunno, la festa dei nonni, la festa della mamma, la festa della giornata dei calzini, le spagliati, la giornata della... insomma, veramente c'è di tutto e di più, quindi scaricati la mini guida e così potrai vedere come proseguire con le prossime lezioni. Un'ultima cosa che ti chiedo di curare è il quaderno di musica. Io non sono un grande amante del quaderno di musica perché penso che l'ora di musica debba essere spesa per lo più a fare attività pratiche, a cantare, ballare, suonare. Però sicuramente il quaderno ha anche la sua importanza, quindi qua sul mio sito trovi un articolo dedicato proprio al quaderno di musica, con una copertina pronta da scaricare e stampare, con alcune schede tratte dai miei libri, con le partiture da suonare che potete riportare nel quaderno e altri consigli per appunto compilare e tenere in ordine il vostro quaderno di musica. Ma non dimenticare che la cosa più importante della musica è suonare, cantare e ballare. Bene, questo è tutto quello che ho da dirti sul fare musica in prima, in realtà tantissime altre cose ti potrei dire, ma per cominciare questo ti può bastare. Se ti è piaciuto il video metti mi piace e iscriviti, perché poi io di video ne pubblico tanti con altre attività. Questo è solo l'inizio, ma se stai iniziando la prima avrai almeno altri 4 anni di musica davanti a te. Quindi vieni a trovarmi sul sito liberoreannunzi.com, dove puoi trovare tante risorse, schede gratuite, libri, corsi, videocorsi, eventi di formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Io ti suggerisco, come già ti ho detto, di scaricare la mini guida didattica e provare gratis il libro Suoni e Silenzi, perché con queste due cose non puoi fallire. Ti auguro buona giornata e buon divertimento con la musica.